Salve amici e amiche, benvenute nel mio canale Nuvole di Lana. In prossimità degli eventi che forse si realizzeranno in questo periodo di battesimi, cresime, comunioni, ho pensato di proporvi questo progetto come rosario o mini rosario da poter dare in omaggio o regalare a chi è vicino a noi come parente, come amico e che segue insieme a noi il rito religioso a cui dovremmo assistere. E potrebbe essere preso in considerazione anche come tipo bomboniera, non è detto che possa servire solo come rosario, ma anche come oggetto da bomboniera con un bel tulle, un bel fiorellino e confetti. Ma c'è chi mi ha proposto anche di utilizzarlo come fermalibro, ad esempio, un'idea, una cosa particolare. Premetto che io nei tempi antecedenti avevo già fatto un tutorial con dei rosari, però una tipologia di punto tutta diversa da quella che vi propongo oggi. È una tipologia mia, di mia creatività, di mia invenzione, proprio per fare come tutto d'un pezzo, diciamo così, senza fare molte tagli e cuci, aggiungi e metti, ma di elaborarlo in un unico pezzo. Poi l'ho fatto in modo molto semplice, come potete notare, non ho incastonato perle, non ho intercalato perline, perché essendo un oggetto semplice, l'umiltà mi sa che viene rappresentata anche in questo modo. Per carità, io non giudico, non voglio mettere commenti, opinioni su chi lo fa in maniera diversa, anzi a me piacciono tantissimo, più elaborati sono, più eleganti e si presentano. Però a me è piaciuto così semplice come ve lo sto presentando e spero che sia anche di vostro gusto, di vostro piacere. È facile nella realizzazione, soprattutto questo è quello che mi importa, e poterla condividere con voi. Se al lavoro finito e terminato vi ha dato soddisfazione, vi sarei grata se vi iscriveste al mio canale Nuvole di Lana cliccando sul campanellino a fianco al nome del mio canale e mettendo anche un like, non mi dispiacerebbe. E vi ringrazio di cuore. Quindi andiamo al tutorial e vi mostro se avete piacere di seguirmi e di vedere la curiosità di come l'ho realizzato, come si può elaborare. Allora, anche qui sto utilizzando un filato molto sottile, più sottile di questo che contiene anche bambù. Ho fatto dentro un cerchio magico quattro gruppi di 3 punti alti, di 4 punti alti separati da 2 catenelle e 4 punti alti. Facile, facile, facile. Dopodiché, badate bene, guardate come cerco di elaborarlo nella maniera più semplice che possa esserci. Faccio 1, 2, 3 catenelle, entro dentro l'archetto e dentro l'archetto lavoro nuovamente 4 maglie alte, 1, 2, 3, 3 e 4. Una catenella di separazione dentro lo stesso archetto. Faccio altre 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Esco fuori un po' dagli schemi perché anziché iniziare come di solito si inizia dalla parte superiore, io sto partendo dal basso, come avete notato. Poi badate bene, vado col filo sull'uncinetto sull'ultima catenella di base che abbiamo fatto col punto a catenella del punto alto e faccio un punto alto. Rigiro il mio lavoro e proseguo per realizzare sempre in tutt'uno 3 catenelle che raggiungono l'archetto delle 4 maglie alte, dentro le quali lavoro nuovamente 4 maglie alte, scusatemi, 1, 2, 3, 4.
una catenella e ancora dentro lo stesso archetto 4 maglie alte. Una, due, tre e quattro. Ora mi ripeto come ho fatto nell'altro passaggio e faccio filo sull'uncinetto un punto alto sulla base del punto della catenella sottostante. Un punto alto. Rigiro il mio lavoro, una, due, tre catenelle, entro tranquillamente dentro l'archetto del bordo mar della, scusatemi, talmente sono abituata a fare gli altri lavori, l'archetto del nostro lavoro e faccio nuovamente 3 maglie, 4 maglie alte, una, due, tre, quattro maglie alte. Una catenella e 4 maglie alte. Una, due, tre e quattro. Poi di nuovo mi ripeto, filo sull'uncinetto, vado alla base dell'ultima catenella sottostante e faccio un punto alto per dare regolarità a questa serie di corpicino. Questo, 1, 2, 3, 4 archetti, seguiti e regolati, diciamo, per tenere un equilibrio dai punti alti che vi sto facendo notare. Rigiro il mio lavoro, 1, 2, 3, 4 archetti li ho già realizzati insieme a voi. Rigiro il mio lavoro, faccio 1, 2, 3 catenelle, entro dentro questo archetto che devo sfruttare per fare 4 gruppi di 3 maglie alte, non posso farne di più. Quindi, come se fosse la parte centrale da dove di solito si inizia. Ecco qui, questa, come potete notare. Per cui dovrò sfruttare da questi quattro archetti sia la parte laterale dei due braccini che quella superiore. Semplice. È la costruzione della mia creatività. Quindi, cominciamo dentro lo stesso archetto, faccio una, due, 3 maglie alte e una catenella. Poi ancora una, due. Tiro un po' di filo. 3 maglie alte e una catenella. Poi ancora una, due, 3 maglie alte e una catenella. Dentro lo stesso archetto. Poi ancora una, due, tre maglie alte e mi fermo così, come se avessi realizzato in questo modo con il gruppo di due, questo centrale e questo laterale, la parte del centro, questa che di solito si inizia da qua, perché da un lato farò il braccino, dalla parte alta la parte superiore, la testina, così io dico braccino, e poi da qui incomincio a fare il braccino vero e proprio. Quindi rigiro il mio lavoro. Innanzitutto faccio un punto alto, così ritorno alla base e ritorno in equilibrio con quello che ho fatto lateralmente. Poi da qui in poi io mi regolo e faccio in modo di creare di nuovo l'archetto di 3 o 4 maglie alte, la catenella e 4 maglie alte. Quindi rigiro il mio lavoro e da qui faccio 1, 2, 3 catenelle e ancora partendo da dentro questo archetto. Una, due, tre maglie alte che insieme alle 3 catenelle corrispondono a 4, una catenella dentro lo stesso archetto, altre 4 maglie alte, una, due, tre e 4. Ecco qui, questa è la parte è la prima parte laterale. Dopodiché faccio una catenella, vado giù alla base. E con il punto eclissato raggiungo l'altro archetto, così. Poi
proprio delicatamente, modestamente, così, con punto eclissato, raggiungo l'altro archetto, un altro punto, quasi a non volersi vedere, eclissarlo nel vero senso della parola. Una volta che sono dentro l'archetto centrale, quello superiore, ripeto, una, due, tre catenelle che rappresentano un punto alto e tre maglie alte, in totale quattro. Una, due, tre, quattro. Una, due, tre, quattro catenelle che chiudo a picco sulla base delle catenelle stesse, così. Proseguo, filo sull'uncinetto dentro lo stesso archetto, altre quattro maglie alte. Una, due, tre e quattro. Ecco la parte superiore che la distingue questa sorta di picot. Abbiamo fatto questa laterale, questa superiore, partendo dalla parte centrale da cui io ho fatto un unico punto, un'unica lavorazione, perché ho realizzato quattro gruppi di maglie alte, come avete notato, ma partendo dal basso, dandogli questa conformità che non segue i soliti schemi e di mia iniziativa lo realizzo in questo modo. Adesso continuo e proseguo per fare l'altra parte laterale utilizzando questo altro archetto. Faccio una catenella e vado qui giù con un punto eclissato perché possa fare in modo di raggiungere l'altro archetto eclissando i punti come abbiamo fatto dall'altro lato. 1, 2, 3 e 4 punti eclissati, quasi non si vedono, eclissati. Dopodiché entro dentro l'archetto e faccio una, due, tre catenelle che corrispondono a una maglia alta e tre maglie alte. E quindi in totale 4. 1, 2, 3, 4, una catenella e altre 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. E questa è l'altra parte laterale. Per non essere, diciamo, in disequilibrio con la parte che abbiamo lavorato laterale, dall'altro parte opposta, anche qui farò un filo sull'uncinetto dall'ultima catenella di base, un punto alto, e mi riporto qui alla base, seguendo lo schema che ho fatto sia da un lato che dall'altro. Guardate come viene grazioso, partendo dal basso, cioè è una cosa che mi sono creata, inventata, studiata, elaborata io per me e anche per voi, per condividerla con voi soprattutto. A questo punto devo tagliare, poi ci sarà modo di nascondere il codino. Non lo so, io lo faccio alla maniera mia così perché ho notato che lo tagliano il filo direttamente. Ecco, e da qui partirò per fare queste che sono le cosiddette grani dell'Ave Maria e vi mostro come li ho fatti, appunto, puff, partendo dalla parte superiore. Quindi mi ricollego alla parte superiore con lo stesso filo perché non devo cambiare colore e parto proprio da qui dove ho fatto il picot. Ecco che mi aggancio, faccio una sorta di capietto, scusatemi, ecco perché deve essere proprio unito, poi proseguo. Tiro questo giù, questo codino. Una, due, tre catenelle mi bastano e allungo il filo
e faccio un punto paffa con poche gettate. Non è necessario che sia molto vistoso, molto pomposo. Chiudo il blocco, poi proseguo 1, 2, 3 catenelle, tiro il filo e di nuovo dalla base della catenella faccio alcune gettate e realizzo un altro punto puff. 1, 2, 3 catenelle e di nuovo, mi ripeto, tiro il filo e faccio dalla base un altro punto puff. Chiudo, blocco, 1, 2, 3 catenelle, dall'ultima catenella lungo il filo un altro punto puff. Chiudo, blocco, 1, 2, 3 catenelle, tiro il filo un altro punto puff partendo dalla base della catenella sottostante. La distanza è di 3 catenelle, chiudo e blocco. 1, 2, 3 catenelle, tiro il filo e nuovamente mi ripeto con un altro punto puff. Chiudo e blocco. Facilissimo, quindi non c'è nessuna difficoltà. Esce bellino, creativo, diverso dal solito schema e a me è piaciuto tantissimo da condividerlo con voi. 1, 2, 3 catenelle, tiro il filo e nuovamente faccio un altro punto puff. 1, 2, 3 catenelle, tiro il filo e ancora. Con le mie gettate, voi regolatevi anche in base al filato che state utilizzando quante ne potete fare. Siamo arrivati a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 grani, no, 10 devono essere le Ave Marie, quindi me ne mancano 2. Chiudo, blocco, 1, 2, 3. Scusatemi, torno a contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultima. Quindi, come ho fatto con gli altri, dall'ultima catenella faccio le mie gettate, chiudo e blocco. 1, 2, 3 catenelle e ritorno così alla base delle catenelle che avevo fatto inizialmente, lasciando intatto, possibilmente intatto, il cosiddetto picot che dava esaltazione, che esaltava e metteva in evidenza il nostro, la nostra parte superiore della croce. Blocco e chiudo così. Ecco qui. Guardate come viene grazioso, poi bisogna togliere i codini, cercare di nasconderli. Insomma, vedete voi come potete meglio eclissarli e farlo vostro, di vostro gusto, di vostro piacere. Ecco, questo è quello che ho realizzato insieme a voi. Spero che vi abbia dato un progetto lavorativo, un'idea da regalo, un'idea di bomboniera, un'idea di segnalibro, come mi è stato anche consigliato da una ragazza che studia all'università, mi ha detto: guarda, io lo sto utilizzando proprio come segnalibro. È uno schema che, ripeto, esce fuori dagli soliti schemi che si fanno perché io parto dalla parte sottostante e non da quella centrale, la realizzo andando avanti. Poi, logicamente, io ho realizzato 1, 2, 3 archetti, ma potreste farne 4, 5, a seconda del vostro gusto e piacere. Come anche le Ave Marie, i grani dell'Ave Maria, c'è chi lo fa anche più ridotto usandone solo 5, io li ho messi tutti e 10. Così si vedono tutti e 10, forse si vedono meglio così, sia da uno che dall'altro. Potete usare i filati che preferite, il colore azzurro se per un maschietto, un colore rosa se per una femminuccia, e anche per, diciamo, l'utilità che serve, perché la cosa più importante è questa, l'utilizzo di cui viene fatto. Non solo quello che simboleggia, quello che rappresenta è importante.
Ecco, quindi spero di avervi dato un'idea che vi sia piaciuta. Io devo tagliare. Tagliamo ancora e togliamo. Tagliamo ancora e togliamo. Così rendo più. Ecco, che vi sia piaciuta l'idea. Se vi è piaciuta, vi sarei grata se mi metteste un like, se vi iscriveste al mio canale. Che sia un progetto lavorativo che possiate sfruttare e essere di utilità in questo periodo, ma anche in altre occasioni, non lo so, per altri riti, quello che credete meglio dover utilizzare, svolgere in quel momento. Quindi a questo punto non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione che mi avete rivolto, veramente. Per la compagnia che mi avete fatto, per me assai importante, credetemi di cuore. E vi aspetto al prossimo tutorial per realizzare sempre cose belle, nuove e semplici allo stesso tempo. Ripeto, questo è uno schema che mi è venuto di mia creatività, di mia iniziativa. E spero che sia bellino e sia preso d'esempio anche per realizzare altri lavori. Facsimili. Simili, uguali, non mi creo problemi. Io ne ho fatto anche altri in tempi antecedenti a questo, però con una tipologia completamente diversa. A me è venuta l'idea, e anche in prossimità, ripeto, del periodo che stiamo passando, il periodo di comunioni, di cresime, e finalmente qualcosa si può realizzare che precedentemente non si poteva fare, sono lieta di proporvi questo progetto e di condividerlo con voi. Spero di farvi cosa gradita, spero che vi sia piaciuto e ancora vi ringrazio. Vi ringrazio per l'attenzione, per la compagnia, per tutto quello che mi apprezzate di me e me lo dimostrate. Quindi non mi resta altro che salutarvi, come mio solito fare, vi saluto in francese perché anche questa volta abbiamo utilizzato l'uncinetto, en crochet, e vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie, salve, ciao, en crochet, ciao!